Sembroni, dopo il KO di Reggio Calabria, una vittoria bella e convincente contro il Grosseto. Tutto positivo in casa Pescara? Sì, noi abbiamo recuperato le forze in quei due giorni. Dopo Reggio, consapevoli di aver fatto e di aver dato un'ottima impressione nonostante la sconfitta, infatti siamo andati in campo e abbiamo risposto alla grande, quello che contava. Il pacchetto arretrato offre ampie garanzie. Dietro le corazzate Siena ed Atalanta, le statistiche confermano per Pescara una delle difese meno battute, meno di un gol subito a partita in media. Cosa cambia per te giocare in coppia con Olivia o con Sembroni, o con Mengoni, scusa? No, a me non è una questione che cambia o non cambia. Noi lavoriamo in settimana tutti quanti, tutti con la stessa intensità, con la stessa voglia, e non conta se gioco io con Mengoni o Mengoni con Olivia. Noi sappiamo sempre come dobbiamo comportarci e con chiunque, cioè con qualsiasi compagno tu hai di reparto. Quindi alle porte c'è la trasferta di Padova contro una squadra che in casa è un vero rullo compressore. Pescara paradossalmente in trasferta non si registra al meglio delle sue possibilità e il reparto difensivo del Pescara sarà sollecitato avendo di fronte Succi, vantaggiato, Di Gennaro, insomma belli attaccanti. Ma io sono convinto che questa qua è una categoria dove non c'è dislivello tra le squadre. Penso che ogni squadra ha i singoli e ha un collettivo importante, quindi saranno tutte finali e noi siamo pronti, andiamo a Padova per fare la nostra partita, per cercare di portare il massimo qui a Pescara. In conclusione, un buon minutaggio per te sotto il profilo personale, buone prestazioni. Ti aspettavi di giocare così tanto? Ma io non guardo molto, cioè non vedo se quanto giocherò. Io penso solamente a fare il mio dovere, allenarmi sempre dando il massimo, a cercare di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Quindi sono contento del nostro inizio, non tanto del mio ma quanto della squadra. Grazie. Prego.